tecnico. Sì, vabbè, possiamo. Vabbè, partiamo. Fuoco. Diversi indisponibili, quindi che non partono sicuramente sono Rizzo e Spinazzola, di quelli che abbiamo domenica, e vabbè, Bianchi, siamo in 18, con qualcheduno che non è al 100%, vedi Ardemagni che ha avuto l'influenza fino a giovedì, Rossi che si è fatto solo la rifinitura oggi, però ho detto di stringere i denti e dobbiamo cercare di fare una formazione competitiva perché vogliamo andare là a cercare di vincere, vogliamo finire questo in crescendo e poi ho detto dobbiamo fare i professionisti fino alla fine per rispetto di chi viene a vedere, cioè della società, dei tifosi e di cercare di superare anche quota 60 che sarebbe secondo me già anche un buon traguardo. Mister Belmonte. No, mi sono dimenticato anche Belmonte. E anche Belmonte che non verrà. Scusate, me l'ho dimenticato di Belmonte perché in tutta la settimana non si è allenato. Scusate di Belmonte. Quindi ne abbiamo rispetto. Siamo in 18 con 2-3 diciamo non pienamente recuperati, sì. Però ho visto una squadra veramente vogliosa di finire bene. Si è allenata bene, secondo me abbiamo trovato una buona quadratura, certo tutti diranno che è tardi, però sicuramente rimarrà, non verrà dispersa questa cosa, che questo mi fa rendere felice e quindi sono contento per quello come stiamo progredendo. Come si lavora in questi giorni, insomma, a livello psicologico, a livello mentale, a livello per trovare un po' No, con me gli stimoli devono trovare, ho detto, li devono trovare in continuazione, anche se fossimo ultimi o primi o a metà classifica. Per me l'allenamento è una cosa fondamentale per la passione che ho verso questo sport, la professionalità è alla base di tutto, poi dopo c'è il fattore economico, la classifica, ma qui chi viene al campo a me non deve timbrare il cartellino, quindi dobbiamo andare in campo sempre con la grande voglia di migliorarci giornalmente e cercare di ottenere il massimo dei risultati durante alle partite che andremo a disputare. E sono convinto che qualcosa questo gli rimarrà poi in fondo all'anno. Chiaro che, ho detto, è stata una stagione molto tribolata, anche questa settimana ci siamo allenati 12-13, però ho visto una crescita che oggi alla fine allenamento mi viene da pensare che se avevo tutti a disposizione poteva essere un'altra stagione. Sì. Potrebbe essere arrivato anche il momento per l'esordio da titolare di Monaco? No. Io non concedo, vanno in campo chi secondo me è la migliore formazione. E quindi secondo me Volta Mancini in questo momento stanno molto bene. Mancini, anche se non si è allenato per 2 giorni, perché anche lui paga il fatto di essere un giovane, quindi tutte queste partite ravvicinate può aver avuto qualche problema, ma secondo me ha fatto una crescita molto importante, molto. E quindi è giusto che giochi lui e Volta e vediamo i terzini che saranno. Perché poi Lorenzo non si è allenato i primi 3 giorni, però poi oggi ha fatto la rifinitura, l'ho visto disponibile, che voglia anche lui di lottare fino alla fine per cercare di portare a casa la vittoria. Sicuramente domani giocherà Molina dal primo minuto, quindi, perché si sta allenando bene e perché è giusto che anche lui, dopo tanto tempo, ritorni nei primi 11. Invece, mister, la tua situazione, insomma, al di là dei rimpianti, così, in cosa ricerchi? In queste settimane il tuo lavoro qual è? Il mio lavoro è sempre come il primo giorno che sono arrivato qua. Con quale idea? Il mio stato d'animo è come il primo giorno, essere orgoglioso di essere venuto qui a Perugia, di allenare, dalla mia esperienza. E ho detto il mio, quando vengo qua al campo io, per me è come se fosse il primo giorno. Quindi le voci hanno detto ci sarà un altro allenatore, io ho un contratto, se dovremo sederci con la società, ho detto se ci sarà un altro allenatore gli auguro tutto il bene possibile, non sicuramente quello che ho passato io quest'anno, ho detto però ho un contratto di un altro anno, quindi io lavoro per
ottenere sempre il massimo tutti i giorni. Io faccio per passione questo lavoro, perché ho una passione per questo sport indescrivibile. E quindi non mi faccio influenzare dalle voci, né quando dovevo venire esonerato, né quando dovevo essere il meglio, né quando ho vinto i campionati, niente. Io vado al campo sempre cercando di migliorare i miei giocatori. E poi se le strade si separeranno, fa parte della vita. Mi ricorderò questa stagione con grande tribolazione, con grande dispiacere, però so di aver dato qualcosa, e quindi che sia tanto sia poco lo giudicheranno altri, non io. È previsto comunque un incontro con il presidente? No, io prima della fine del campionato? Non lo so. Sarà lui, io sono un dipendente, sono a disposizione della società. Possiamo sapere se ha avuto modo di parlarci dopo il pareggio contro il Bari? Sì, sì. Che sensazioni ha avuto? No, lui secondo me ha detto che abbiamo disputato una grande partita, ma l'emblema che questa stagione non si riescono a vincere anche queste partite, nonostante ha avuto una superiorità importante contro, secondo me, una delle più forti del campionato. Dopo il Cagliari c'è sicuramente il Bari come organico. E quindi, lei cosa si aspetta dal presidente? Io non mi aspetto niente. Perché c'è un contratto biennale, per cui se quindi, lui le promesse di rimanere, lei perché no? Farebbe con entusiasmo. L'ho detto, quando io varco quella soglia là, porto la macchina al parcheggio, varco questa soglia, per me è come il primo giorno. Nessuno mi potrà mai imputare questo, di non essere appagato, di essere svogliato, di non essere contento di allenare una società come il Perugia. Assolutamente. Io ho detto, quando varco quella porta, per me è come se fosse il primo giorno, quando ho fatto la prima conferenza stampa. E quindi io devo fare il professionista. Poi se le strade si divideranno, si separano marito e moglie, figurati se si separano allenatori e società. E quindi devo accettarlo con del rammarico, perché ho detto, secondo me, se si vuole analizzare con tranquillità, può essere vero che non abbiamo raggiunto i playoff, a parte che ancora non si sa, nel calcio non si sa tutto, ma ci sono secondo me delle cose positive, perché secondo me poteva essere anche una stagione molto ma molto più difficile di questa, perché se ho sentito che a Cagliari Rastelli ha detto che il Livorno era una delle candidate per vincere il campionato, è penultima. Noi avevamo nella griglia che hanno fatto, non noi ma altri, noi eravamo non i decimi, quindi noi siamo sempre stati lì. E poi con tutti i problemi che ho avuto, e se volete oggi, siccome siamo entrati in questo, siccome ho 10 minuti di tempo, vi dico, mi sembra strano che e non voglio prendere scuse, è difficile allenare una squadra per 2 mesi e mezzo a non arrivare a 16 giocatori. Vorrei rimarcare quello che hanno rimarcato i giornali nazionali. La mia squadra ha perso 14 punti dall'87esimo al 92esimo. Voglio dire che qui non c'è né tattica né saper allenare, voglio dire che cosa? Che secondo me questi 5 minuti che ci hanno portato via questi tanti punti è dovuto al fatto che non sono riuscito a riproporre l'allenamento con i 20 giocatori effettivi in campo, quindi avere sempre allenato 11-12 giocatori o 13-14 per 2 mesi, perché poi questo non lo riesci a riproporre, come fai? Vuoi fare delle mischie, come fai? 5 contro 5, non è veritiero, e quindi secondo me qualcosa ci ha tolto, e secondo me questo è uno specchio importante, che negli ultimi 5 minuti abbiamo perso 14 punti, invece di 14 potevano essere 8 e noi eravamo dentro i playoff. Quindi secondo me il lavoro di un allenatore, della società, va visto a 360 gradi. Molte volte si guarda solo la posizione della classifica, che secondo me non è giusto, neanche se fosse uno arrivato primo. Mi sembra che a Cagliari, nonostante siano che vincono il campionato, non sono così contenti dell'operato. Evidentemente qualcosa c'è, che non bisogna guardare solo la classifica. A me, secondo me, quest'anno i giovani che sono cresciuti, lo stesso Drolè, Zebli, Mancini, molti giocatori che hanno imparato a capire anche un altro gioco. Poi ho detto, la classifica dice che adesso in questo momento siamo 11esimi. Beh, sono convinto che forse a 10° ci arriviamo, io spero anche a 9°. E quindi bisogna valutare tutto, i pro e i contro. E di contro, sinceramente, questa stagione ce n'ho parecchi. E non è una scusa, è una constatazione, siccome ci siamo entrati, siccome forse non avremo un'occasione di ritornarci in cima, perché forse finiremo senza fare dei grandi proclami, vi do uno spunto di come ho visto io la stagione. Io spero, se dovesse esserci un mio successore qua, che non abbia i miei problemi che ho avuto io,
perché sennò la stagione potrebbe andare anche veramente in altre direzioni. E l'emblema Livorno che andiamo a giocarci domani, una settimana fa Rastelli ha dato, prima della conferenza, ha detto che il Livorno doveva essere una delle prime quattro, penultimo posto, senza non tanti infortuni, non hanno avuti tanti loro. Noi mi sembra che anche oggi l'emblema, io negli ultimi, da gennaio, metà gennaio, non sono mai riuscito a riempire la casella dei 20 giocatori in... una volta, ma perché l'ho messo dentro di qualche infortunato. Quindi pensate voi, guardate se in qualche altra squadra di Serie B è successa. Informatevi con altri allenatori che hanno avuto, che sono stati qua, se è successo da altre parti. E oggi l'emblema. Siamo in 18 con 3/4 che se erano in una situazione normale non venivano. Quindi eravamo in 13. Non è mai successo? Mai successo, mai successo, mai successo. E quindi... E sono infortuni muscolari nella media. Vogliamo metterci anche qualcosa in più, bene più della media, ma non mi sembra. Gli altri sono dovuti a fattori di sfortuna, contingenti di giocatori che hanno avuto le stesse cose per tanto tempo. Vedi Lorenzo che ha avuto sempre i soliti problemini e secondo me quest'anno l'abbiamo anche gestito molto bene. Rizzo uguale. Faccio un esempio, un giocatore che ho avuto io per 6 anni non ha saltato una partita. Sarà un caso? Non lo so. Una. Quale? Una. Per squalifica? Vabbè, capito. Vabbè, lì non ci posso mica fare niente. Vabbè, sì, l'ho capito. Vabbè, Vicenza, te lo dico io, non l'ho fatto giocare perché era giusto che non stava in piedi, perché era a pezzi. C'è altre domande? Sì. Tra le cose che sono mancate, lei pensa, in queste ultime settimane sentendo parlare, come la sensazione che pensa che sia mancata la fiducia nei suoi confronti da parte della società, dei giocatori? No, dei giocatori della no. Gente? Giocatori no, sono stati disponibili fino alla finanza, se forse non avevo la loro disponibilità. Non questo campionato poteva finire in un'altra cosa. Vedete l'emblema del Livorno, perché viene in mente Livorno, lo stesso Salerno, lo stesso Avellino che è cambiato così. I giocatori hanno dato il massimo che potevano dare, anzi qualcosa anche in più. Secondo me non c'è stata completa fiducia in generale. Adesso dire chi, come, no, non sta a me. Però secondo me non c'è stata completa fiducia. Sembrava di essere le prime volte che allenavo in Serie B. Tutte le volte c'era da trovare l'allenatore che aveva sbagliato qualcosa, ma fa parte di una piazza come importante come Perugia, mi sono adeguato, per l'amor del cielo. Però penso che di aver creato qualcosa che quest'altr'anno ci sia qualcosa di importante. Questo ne sono totalmente convinto di quello che dico, perché molti errori che si sono commessi quest'anno non li commetteranno i giocatori. Anche lo stesso curarsi per cercare di migliorare e non essere sempre a disposizione. La voglia sempre, avete letto Della Rocca, no? Ho letto un'intervista di Della Rocca dire sempre l'allenatore ci stimola a dare qualcosa di più. Secondo me qui non erano abituati a questo. E quindi io quando leggo le interviste ai giocatori non ho letto uno, neanche fra le righe, che ha detto l'allenatore non ci ha dato niente. Però ha detto ci rimprovera. Diciamo, ci stimola, ci rimprovera, non tutti prendono le sue parole. Sì, te lo spiego, sì certo, molti sono giovani che non sono alle prime esperienze, vedi Mancini che all'inizio le prendeva come un rimprovero un po' troppo, stava giù basso, poi quando ha cominciato a conoscermi, a capirmi, è diventato giocatore. Vi svelo una cosa di Mancini, non so se lui l'ha detto in un'intervista, lui a gennaio la Fiorentina gli ha proposto di andare via. Lui ha detto, io piuttosto sto qua e non gioco mai, ma con questo allenatore imparo. Penso che sia la cosa più bella di un allenatore si possa sentire dire. Cioè la Fiorentina voleva spostare Mancini, questo ve lo posso assicurare. E lui ha detto, no, rimango con l'allenatore, aveva fatto una partita a Pescara, tolta al fine primo tempo, e a Milano tolta al fine primo tempo. È il più grande atto di stima che può avere un allenatore da un giocatore, che non gioca. La stessa cosa l'ho avuta da Drolet, da Della Rocca stesso, da molti giocatori vecchi,
Poi è chiaro che qualcuno non le può, ma su 30 giocatori, pensate avere 4 figli, su 4 figli hai un impatto diverso su ognuno, pensate averne 25 e ognuno le recepisce a modo suo, oppure ci possa essere un po' più di tempo, ci voglia anche coi figli, figurate coi giocatori, che uno ha 35, uno ne ha 17, uno ne ha 18, mentalità diverse, culture diverse, vissuti di vita diversi, quindi penso che sia un fatto di crescita, però io sono convinto che questi giocatori in fondo all'anno qualcosa gli ho dato, qualcuno 10, qualcuno 5, qualcuno 0,1, però sono convinto che se avevo a disposizione di allenarli, non dico 20, 22, ma 18, 19, sono convinto che non eravamo qui a parlare di una stagione così brutta, che io non la reputo brutta, ripeto, e sono convinto di quello che dico. Altri diranno di no, ma questo fa parte del calcio. Torniamo alle umani. Dalle condizioni dei giocatori sembra di capire che Guberti e Fabinho faranno storia. No, Fabinho non c'è. Ah, me l'ho dimenticato, Fabinho non c'è. Ah, vedete? Ecco, no. Si è abituato alle assenze. Ecco, pensate, vedete che sono talmente abituato alle assenze che... Allora, Ademagni la gioca tutta o la gioca solo un pezzo? Può darsi che Ademagni non giochi neanche perché viene da un'influenza, quindi devo tenere almeno per un cambio in panchina. Volete la formazione così ve la svelo? Bravo, così vi dico la formazione. Così quello che ho provato a oggi è Molina volta Mancini del Prete, Zebli Persic, Drolé, Guberti, Parigini e Aguirre. Qualche dubbio me lo consentite di avere Rossi e del Prete in dubbio per vedere come hanno reagito a questo allenamento e vedere Parigini si è smaltito oggi i due giorni consecutivi che può esserci un altro giocatore. Questi sono i giocatori e poi c'è rimasto Zapata, c'è rimasto Milos, c'è rimasto Monaco, no perché sono talmente abituato a averne pochi, no? C'è rimasto Milos, c'è rimasto della Rocca e Milos. E Zapata. Cioè, allora dicevi da Rossi del Prete a seconda, insomma, se c'è una disponibilità di tutti e due, si slitta insomma come posizione. No, no, posizione o Rossi del Prete sinistra. Ah, sinistra. Molina, ve l'ho detto dal primo, Molina, Volta, Mancini giocano. Molto o del Prete Rossi, più favorito uno più quell'altro. Poi due mediani, Zebli e Perci. Tanto qui provo, non provo, vedo che a Livorno sanno tutto, perché io all'inizio ho provato 3 giorni 4-3-3 e poi dopo ieri ho fatto il 4-2-3-1, no? Quindi Zebli, Persic, due mediani con un cambio della Rocca, perché Rizzo non viene. Drolé a destra, Guberti a sinistra. Poi Aguirre gioca. Altro dubbio. Ardemagni viene dall'influenza e Parigini viene da un lungo infortunio. Do minutaggio a Parigini, mi sembra giusto dare minutaggio a Parigini perché è più facile quando metterlo dentro che dall'inizio che a partita in corso. Portiere è Rosati, vi ho detto la formazione, in panchina rimane Monaco, Milos, uno dei due di quelle, Della Rocca e Ardemagni. Questi sono Esiva, va bene? Così abbiamo svelato. E quindi andiamo là per vincere, se no avrei fatto altre scelte, per cercare di vincere. E mi dispiace se il Livorno pensa che trovi un Perugia dimesso, assolutamente no. Finché ci sarò io, si giocherà per vincere. Ultimissima questa, perché il Presidente l'ultima volta che ha parlato, ha detto, noi gli abbiamo detto, il mister dopo la partita, l'ultima trasferta, ha detto che gli farebbe piacere rimanere, no? Cioè anche la prossima stagione. Il Presidente ha risposto dicendo a me ancora non l'ha detto, glielo dirai quando gli vedrete. Cioè, mi sembra di dimostrarlo con chi vede gli allenamenti, chi vede il mio atteggiamento. Poi è giusto che ognuno faccia le sue scelte, la società non è contenta, la gente non è contenta, è giusto che lui faccia le sue scelte, il padrone è giusto, con i direttori ed è giusto. C'è un contratto in essere, che non sarà un problema, ci sarà da discutere. Ho letto che io dopo aver dato le dimissioni,
ho letto in un'intervista di un giornale, un giornale, siccome me le leggo e non me le fanno dire, che io dopo, quando ho dato le dimissioni, ho detto che arriviamo a fine anno, poi fine anno, e poi così straccio il contratto, così, questo, io ho dato le dimissioni, più di aver detto di questo, no, altre clausole io non ho messe, poi è rientrata e quindi sono stato. Non ho dato le dimissioni per tenermi la panchina e dire a fine anno straccio il contratto. Più di dire delle dimissioni. Io accordi non ne ho fatte. No, c'è estratto. Se vuoi anche nome e cognome te lo dico. Se vuoi nome e cognome te lo dico. Perché c'è uno che mi segue. Quindi non dico delle cavolate io. Antonello Menconi. Nome e cognome. Bene? Era Roberto? Non mi ricordo chi l'ha scritto. Antonello Menconi ha detto che Bisoli avrebbe fatto un accordo per tenere la panchina fino alla fine, però a fine campionato avrebbe stracciato il contratto. Assolutamente no. Mi sa interessare su questo argomento, no? Cioè, la stagione è stata difficile da un momento, anche con le dimensioni. Cioè, sembrava che anche lei poi era un po' stressato. Io ho fatto la situazione. Adesso invece la sensazione è che vedendo comunque dei giocatori, la quadratura trovata, c'è voglia lei di dimostrare e di andare avanti con questa squadra, con questa base che conosce, no? Quindi adesso sono risalita forse anche la sua voglia di restare. Al momento sembrava anche lei un po' stressata. Allora, io ho dato le dimissioni solo esclusivamente. Allora, nella mia vita non mi sono mai tirato indietro, anche andando contro cose peggiori del calcio, perché ho avuto una vita io fortunata. La mia famiglia un po' meno, quindi sono andato anche incontro a scontrarmi anche con cose importanti. Non è il mio modo di abbandonare la nave. Io l'ho fatto esclusivamente per il bene del Perugia. Voi dovete, perché detto, se io sono un problema in questo momento, il Perugia deve essere al di sopra anche del mio carattere, della mia voglia di... Non volevo che il Perugia andasse in zona rossa, se ve lo ricordate mi flagellerò, una frase forse forte, per cercarlo di portarlo fuori dalla zona rossa. E quindi più di fare questo che devo fare? Non era la mia voglia di non allenare. Io quando ho perso 4-0 in casa con il Pescara, il giorno dopo l'allenamento avevo la bava alla bocca. Quando ho perso 3-0 in casa col Trapani, e chi ha visto l'allenamento, avevo quella voglia come il primo giorno. Quindi l'avevo fatto solo un atto di fede, una parola un po' troppo grossa, di amore, di responsabilità. Poi... sono ritornato, non ci sono state, io ho la stessa voglia è quella. Poi quando vedo che invece di essere in 12 siamo in 16 per qualche volta, oggi ho visto l'allenamento e mi viene il magone, perché dico, se avevo avuto, non dico 20, ma 16 giocatori per poter allenare e creare quelle mentalità di dire anche agli ultimi minuti siamo 16, vuol dire fare 8 contro 8, forse com'è nella partita, perché 5 contro 5 non c'è, ma 8 contro 8 può essere veritiera. Ho detto, forse qualcosa in più avevamo, ma non è dipeso da me, ma non è dipeso da tante cose. Il fatto, la sfortuna, molte volte abbiamo forzato qualche giocatore. Non ho fatto allenamenti che faccio io di solito. Non li ho fatti, perché proprio non avevo i numeri per farli. È normale, ma anche nella mentalità dei giocatori. Se sei in 11 ti guardi e dici... ma perché devo dare il 100%? Tanto ci sono io che gioco. E immancabilmente perdi qualcosa. Ma non è scuse, non l'ho presa, ma è una constatazione. Io faccio il primo allenamento della settimana che escono fuori morti. Qui non l'ho mai potuto fare. Perché sono in 11, se li faccio uscire morti, come faccio a poi arrivare alla domenica? Questo è il mio rammarico. Poi ho detto, il gioco, mi dicono ancora... non sono un gioco che gioco difensivista, gioco sempre con 3 o 4 attaccanti, poi se sono equilibrato sì. Ieri, per chi mi segue gli articoli, per la prima volta c'è stato un elogio verso il mio allenare. Io negli ultimi 3 anni ho tirato fuori Diamanti, Giaccherini e Naigolan. Per la prima volta hanno scritto, questo allenatore, gli danno del difensivista, gli danno che non è buono allenare, non gli ha mai dato l'opportunità, negli ultimi anni ha portato 3 giocatori in nazionale. Ma lascia stare De Frele, no, perché ho letto un articolo. Ma perché non gli danno mai l'opportunità? Non lo so. Questo mi comincio a mettermi, anch'io comincio a dire, forse sarà colpa mia, evidentemente sarà colpa mia. Ho un carattere difficile, brutto, sono ignorante, sono antipatico, non le mando a dire, forse anche questo.
però a 50 anni ormai penso che faccio di fatica a cambiare totalmente. Lo sfogo che ha avuto, siccome siamo ormai alla, lo sfogo che ha avuto, secondo me, è la persona che è stata attaccata. Poi l'ho molto portata alle lunghe, ma io sono fatto così. Mi piacerebbe mai avere un rapporto sempre corretto con le persone, però quando mi si attacca l'uomo, io non ho mai creato problemi a nessuno nella vita. E quindi non mi, se mi dici l'allenatore non è un buono, lo devo accettare, ma che mi devi tirare i sassi come uomo, no. Per prendere che mi, non mi è piaciuta, anche a me quando sono andato a casa non è che mi sia piaciuta molto, perché l'ho tirata molto per le lunghe, però sono fatto così, perché vorrei sistemare le cose, essere in armonia con tutti. Ma un altro difetto che mi ha detto mia moglie, tu vuoi piacere a tutti e piace a poco, forse solo a me, ha detto. E quindi è difficile. È già qualcosa, dai. No, no, anche ai miei figli, perché mi reputo di avere una famiglia buona. Va bene? Grazie.